La città di Trieste, per la sua bellezza, grandiosa bellezza, in virtù della sua specialissima storia, offre a questo evento la cornice ideale, quanto più propizia per riflettere il nostro complesso, travagliato presente, sul rapporto tra scienza e società. Trieste, modello unico di collaborazione internazionale dove sviluppare il processo scientifico nell'era post-Covid. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiuso l'edizione triestina di ESOF 2020 omaggiando la città e indicandone la complessità sociale come punto di forza. La sua geografia ha permesso la nascita, lo sviluppo di una civiltà multietnica, plurilingue. Su tutti i tentativi di riduzione e anche di semplificazione della complessità sociale, culturale, non raramente orientati anche ad affermare la supremazia, addirittura la sopraffazione di una cultura sulle altre, ecco, qui a Trieste è prevalsa la forza del dialogo. Dalle ferite della sua storia, Trieste ha tratto la consapevolezza del valore della contaminazione che in una dialettica costante, feconda, arricchisce, non le impoverisce, arricchisce l'identità. Dal suo essere ponte, luogo di incontro, deriva a Trieste anche il patrimonio scientifico. Non semplicemente una vetrina dunque, ma l'occasione per costruire un dialogo a servizio anche di chi ha il compito di prendere le decisioni. Ci sono tutte le condizioni per costruire qualcosa anche destinato a svilupparsi in futuro. E oggi è un momento importante anche per, è simbolico per lanciare questa prospettiva futura. Dobbiamo lavorare sull'innovazione tecnologica, dobbiamo lavorare sulle tecnologie più avanzate. Gli scienziati italiani sono all'avanguardia in questo. Questo peculiare tratto dell'identità triestina può costituire, a mio avviso, ancora oggi un esempio per una strategia europea di cooperazione internazionale allo sviluppo orientata a favorire relazioni solide, pacifiche tra i paesi basate sul dialogo costante tra comunità scientifiche e sulla più feconda circolarità dei saperi.